would you be if you had given to protection? Carissimi amici, buona serata, amici di Don Chisciotte e Mulini a Vento, la nostra chiacchierata del martedì sera. E qui da Casalecchio di Regno, in una giornata uggiosa, come dice il cantante, fredda e nebbiosa e totalmente coperta, ma pazienza, come parte dell'inverno. Questa, carissimi amici, è l'ultima trasmissione di quest'anno e deciso in comune accordo di lasciare il nostro regista qualche giorno in riposo in modo da caricarsi per il prossimo anno, il 2017. Chiacchierate martedì 10 gennaio con una trasmissione, se tutto va bene. Sera abbiamo qui con noi l'avvocato Filippo Grattagliano di Conversano. Di Monopoli, prego. Perlomeno sarà questo. Com'è? Sarà. Un attimo soltanto. Chiacchierato col nostro Alfredo. Chiedo amici. Scusa. Chiedo scusa se entro un attimo, Alfredo, abbiamo un problema di collegamento con te. Ugo, prendi la parola un attimo che ripristini il collegamento con Alfredo. Sì, volevamo portare una correzione alle indicazioni fornite da Alfredo. L'avvocato Grattagliano è di Monopoli, che è una cittadina non molto distante da Conversano. Credo che l'avvocato eserciti comunque nelle zone limitrofe, comunque penso anche a Bari soprattutto. Sì, comunque ci teniamo a rivendicare l'appartenenza alla nostra di città, che proprio in virtù del nome che porta, Monos Polis, città unica, anche i suoi abitanti sono in qualche modo unici. Vabbè. Ma anche chi non conosce, invitiamo i nostri ascoltatori, chi non conosce Monopoli, comunque a recarsi presso questo, a venire a vedere questo mare, le bellezze di questa cittadina che non è solo fornita dal mare, ma anche la gente di Monopoli è molto, molto accogliente, molto brava, persone molto, molto per bene. Bene, io vorrei aggiungere intanto che questa chiacchierata di cui parlava Alfredo, speriamo di riaverlo subito in linea con noi, è soprattutto finalizzata a conoscere intanto l'attività che svolge l'avvocato Filippo Grattagliano, che è consulente ambientale e quindi si interessa soprattutto di indici trofici acquatici, di inquinamenti ambientali. Mi corregga, avvocato, naturalmente se salto alcuni passaggi. Va benissimo. E quindi fanno ricerca, insomma, è un'azienda che fa ricerca, quindi abbiamo il piacere di parlare soprattutto di questi tempi dove abbiamo avuto da poco notizie sulle attività contro la xylella, che nelle Cese sta mietendo molte vittime fra i nostri bellissimi alberi di ulivo, e quindi ci faremo dire anche dall'avvocato Filippo Grattagliano se ci sono delle novità in questo campo, oltre a quelle che abbiamo ascoltato da poco attraverso le emittenti televisive. Poi avremo anche, magari se avremo tempo, parleremo anche delle attività che vengono svolte soprattutto per le acque, per identificare le acque lentiche, quelle cioè che sono poco mobili, e quindi vedere un po' quali sono i metodi di classificazione attraverso i quali si può individuare un'acqua meno inquinata rispetto all'altra, ma soprattutto ci serve capire l'ingerenza antropica, cioè l'ingerenza dell'uomo, quanto danno è riuscito a compiere e quanto danno riesce a recuperare dalla dissennata attività che, insomma, che riusciamo a fare nel nostro piccolo arco di vita, insomma. Allora io direi di entrare subito in argomento, in attesa di avere con noi l'ottimo Alfredo Stori,
e quindi chiedere intanto al nostro avvocato di che cosa si occupa, ce lo facciamo dire da lui, e di quali attività lui è consulente. Prego, avvocato. Sì, allora mi presento, sono l'avvocato Filippo Grattagliano, come avete giustamente detto all'inizio. Esercito la professione di avvocato da circa 30 anni e da sempre mi occupo di tematiche ambientali a tutto tondo. La mia fortuna è stata quella di conoscere tramite il mio amico Pasquale una tecnologia di derivazione giapponese del professor Teruo Iga. Ecco, la interrompo. Avvocato, sì. Mi perdoni, vorrei ricordare anch'io l'amico Pasquale Siciliano, che è il titolare, mi corregga sempre se sbaglio, di questa azienda di cui lei adesso ci parlerà. Sì, è il general manager della M Italy, praticamente la società, la ditta che poi ha affinato, ha perfezionato la tecnologia e la distribuisce in tutto il territorio nazionale, iniziare soprattutto dal Trentino, dove c'è il tecnico, quello che si occupa principalmente dei dosaggi e quant'altro. Facendo un attimo un passo indietro, come dicevo prima, nel 2001 il signor Pasquale venne a conoscenza di questa tecnologia. Tra i suoi amici pensò di parlarmene e trovò subito in me quell'interesse particolare che ci accomunava nello scoprire nuovi mondi, nuove tecnologie e attività che potessero fornirci qualche soluzione ai problemi che, ahimè, erano già sotto gli occhi di tutti da 20-30 anni a questa parte. Ora, è inutile nasconderci dietro un dito, tutte le attività antropiche umane, dall'agricoltura alla pesca, l'uso eccessivo dei terreni, industrie impattanti con emissioni in atmosfera di ogni tipo di inquinante, hanno fatto sì che la nostra vita è diventata problematica, con relativi costi sociali, sanitari e via dicendo. Bene, come cercare di approcciare tutte queste problematiche? Ci sono, per fortuna, diversi soggetti, enti, ricercatori, professori che con pazienza si dedicano a trovare soluzioni a questi di problemi. La cosa interessante di questa tecnologia è che abbiamo penato, dico abbiamo, mi metto in mezzo pure io, perché anche io nel mio piccolo ho cercato di dare una mano a questa ditta per trovare interlocutori che facessero proprio la tecnologia per le loro problematiche, fossero essi privati, enti, istituzioni, enti pubblici e via dicendo, solo che non abbiamo trovato purtroppo quella sensibilità utile e necessaria quantomeno a cercare di capire di cosa si stava parlando. Fortunatamente dopo quasi tre lustri c'è ora più sensibilità, gli organi politici, iniziare dalla regione, ex provincia, i comuni più grossi hanno iniziato a capire l'importanza di questa tecnologia e ora qualche passo in avanti si sta facendo e dell'anno scorso, io posso, tanto questa è una cosa che è stata anche pubblicata sul bilancio dell'acquedotto, questa azienda è riuscita ad avere la possibilità di effettuare una sperimentazione in sito, cioè proprio in campo, presso un depuratore, per riservatezza non posso riferire di quale di città parliamo, però è un depuratore che gestisce direttamente l'acquedotto, che gestisce, come voi sapete, tutti i depuratori che sono sul territorio pugliese, dopo la trasformazione in house della rete distributiva dei depuratori. Bene, dicevo, è stata fatta questa sperimentazione e la cosa interessante è che
l'attività, la sperimentazione serviva solo ed esclusivamente finalizzata ad eliminare eventualmente miasmi e cattivi odori, no? Quelli che di solito i depuratori producono. Ebbene, attraverso la sperimentazione, ma noi lo sapevamo, sono emersi altri risultati molto più importanti oltre a quella dell'eliminazione dei miasmi e dei cattivi odori, e mi riferisco principalmente alla migliore sedimentabilità dei fanghi, al risparmio energetico per tutta la linea dell'impianto e soprattutto alla possibilità di avere un refluo conforme nella maniera più assoluta ai parametri di quelle tabelle del decreto legislativo 152, cioè praticamente è la legge quadro che dà le direttive sui parametri attraverso i quali un refluo si ritiene conforme a legge o meno. Ecco, avvocato, mi perdoni se la interrompo. Se avete domande da farmi, fate sì, pure, no, altrimenti io posso andare a ruota libera. Sì, per evitare che non divenga un monologo e così gli ascoltatori magari vengono anche. Ecco, intanto le volevo chiedere quanti sono i depuratori in Puglia, visto che stiamo parlando. Lei conosce il numero dei depuratori? Quanti sono? Allora, i depuratori in Puglia sono 187, di cui 3 gestiti. Pronto? Da. Pronto, mi sente? Sì. Dicevo? Sono 187 in Puglia e sì. Dovrebbero 3 sono gestiti da privati, 184 sono gestiti direttamente dall'acquedotto pugliese. Ecco, sono sufficienti questi, secondo lei, questi depuratori? Ecco, i depuratori diciamo che coprono la gran parte degli abitanti equivalenti, si chiamano così, gli abitanti corrispondenti sì. ad ogni depuratore. C'è la legge che obbliga ogni agglomerato urbano superiore a 2.000 abitanti di dotarsi comunque di un sistema di collettamento, un sistema fognario per avere, insomma, per essere conformi a legge. L'acquedotto sta utilizzando diversi fondi e sta implementando sia i depuratori attuali e ne sta costruendo di nuovi. Notizia recente quella dell'avvio del nuovo depuratore, per esempio, di Castellana Grotte e di altri paesi dell'Interland. Quindi diciamo che a livello infrastrutturale l'acquedotto pugliese sta lavorando. Ecco, poi ci faremo dire, mi perdoni sempre, ci faremo dire da Alfredo, se riuscirà a saperlo, quanti sono i depuratori dalle sue parti, così magari vediamo in Italia se l'Italia è depurata bene, insomma. In Emilia Romagna sono credo intorno ai 500-600, poi bisogna vedere, ecco, la grandezza di questi impianti rispetto agli abitanti. In Lombardia ce ne sono circa 1.000. Poi un dato interessante che potrei fornirvi è questo, che in Italia per esempio produciamo, cioè tutti i depuratori che sono in funzione producono 15 milioni e mezzo di tonnellate di fanghi. Ecco, cosa accade? Ci vuole dire un po' cosa accade a questi fanghi, cioè che cosa succede poi, insomma, di questi. Quindi, messo da parte il discorso sulla depurazione, no? Il refluo civile che arriva, che viene trasportato nei vari collettori, arriva all'impianto finale, poi lì riceve tutta una serie di trattamenti fino ad arrivare al refluo pulito, diciamo così, tra virgolette, per essere poi immesso nell'ambiente, sia in un torrente, sia in un fiume, sia in un lago, in un alveo, nel mare e via dicendo. A valle c'è la produzione chiaramente dei fanghi, che non sono altro che dei solidi sospesi che vengono poi, sono il risultato del ciclo depurativo, composti principalmente all'incirca dal 20-30% di solidi e 60-70% di acqua. Qui intervengono vari trattamenti, vari sistemi per rendere innanzitutto innocuo il fango, per poi essere reimmesso nell'ambiente
come ammendante, come concime, come compost in agricoltura, e l'altro restante 20-30% in altri usi, si possono fare pellet, si possono utilizzare negli impianti di compostaggio oppure per produrre energia elettrica. Il problema che sta emergendo ora anche a livello comunitario è che il legislatore cosa ha fatto? Ha previsto che ogni paese, quindi ogni nazione, si dotasse di sistemi infrastrutturali quanto più efficienti ed efficaci possibili, in modo da coprire l'intero territorio nazionale, in modo da non lasciare scoperta alcuna zona. Se non che con l'aumento dei depuratori c'è stato un incremento notevolissimo di questi fanghi, e siccome qui stanno emergendo delle problematiche recenti, o meglio più che problematiche, ricercatori, soprattutto c'è uno studio internazionale da parte del CNR di Verbania che avrebbe individuato dei micro inquinanti in questi reflui urbani. Si tratta di materiale genetico che porterebbe con sé la resistenza agli antibiotici, e questi microinquinanti ora si sta cercando di capire la loro genesi, di che tipo sono e quali potrebbero essere le migliori tecnologie per debellarli o comunque neutralizzarli, in modo da non farli andare nel ciclo alimentare. Quindi cioè, scusi, arrivare sulle tavole delle persone, insomma. Avvocato, perché sì. Capiamo, si capisca un po' tutti, così anche i nostri ascoltatori che hanno, diciamo, meno dimestichezza con questo argomento. Nel depuratore quindi vengono immessi degli antibiotici, no? Diciamo che questi antibiotici in realtà sono di derivazione umana e veterinaria, che chiaramente vanno negli scarichi, questi scarichi vanno nei vari collettori, i collettori li portano agli impianti di depurazione. È chiaro che prodotti, vengono prodotti dagli scarti, insomma, dell'uomo, cioè dell'essere umano, li troviamo fra gli scarti, giusto? Ecco. Sì, infatti. Mi perdoni sempre se la interrompo, ma non dovrebbe esserci un percorso, diciamo, diverso per non tutte le regioni hanno adottato un percorso diverso per la raccolta di farmaci, medicinali, eccetera, ma dovrebbero avere un percorso diverso, o dovrebbero essere tutti inviati lì laddove il depuratore li porta? Questo è un problema che sta emergendo di recente, quindi non a livello di legislazione non c'è nulla, tanto è vero che si sta pensando a livello comunitario e a cascata le leggi nazionali di individuare questi microinquinanti, classificarli e porre dei limiti di concentrazione nei reflui. Guarda sé che i ricercatori stanno studiando la problematica e stanno cercando delle soluzioni. Posso anticipare, ecco, che questa azienda italiana è stata chiamata dal CNR di Verbania e verrà stipulato un protocollo d'intesa proprio per capire se c'è la possibilità, se questa tecnologia può fare qualcosa o meno rispetto a questo carico di antibiotici che troviamo in questi reflui urbani industriali di produzioni zootecniche. Ecco. Ma i miasmi di cui parlava, cui faceva riferimento lei, sono provocati anche dalla presenza di questi antibiotici? No, i miasmi e i cattivi odori non sono altro che la decomposizione, la putrescenza del carico organico che arriva all'impianto di depurazione, e quindi se l'impianto è utilizzato sotto forma di trattamento cosiddetto biologico e non chimico-fisico,
si hanno maggiori benefici. Perché ecco, perché quando magari spesse volte quando si arriva in qualche zona periferica dove dovrebbero essere collocati, si fa prima percepire questi effluvi, definiamoli così, piuttosto che definire la periferia di un paese. Voglio dire, a volte sono così intensi questi miasmi, cui lei giustamente faceva riferimento, che sembra strano che un depuratore abbia un circondario così pieno di odori. Questo che significa? Che funziona poco e male, o che deve essere normalmente così? Che l'impianto non funziona, non è a norma, più che a norma, diciamo, non tutti conoscevano o conoscono queste tecnologie, diciamo, che poi sono uniche a livello mondiale, perché non è che ce ne siano molte. Io le posso fare un esempio concreto, che è un refluo di una conceria trattato in ambiente anaerobico, in un tank da 1000 litri, lasciato con i microorganismi per circa 2 mesi, il COD da 5000 è passato a 1000. COD è la domanda di ossigeno, sì. La domanda di ossigeno chimica, quindi guardate bene quanto sia importante avere una tecnologia naturale che possa fare, che ottenga questi risultati. E poi di qui ma questi depuratori in altri campi, ecco. Questi depuratori, avvocato, devono essere naturalmente aperti, o possono, la tecnologia consente di avere anche la possibilità di chiuderli, cioè di contenere un po' la dispersione? Allora, l'importanza di questa tecnologia è che i microrganismi, quindi questi ceppi di microrganismi messi insieme, questa miscela ideata, scoperta chiaramente dal professor Terruiga, è che lavorano sia in ambito aerobico che anaerobico. Gli aerobi e anaerobi convivono insieme, questa miscela riesce a convivere insieme, questi microrganismi di vari tipi, possono essere inseriti sia in ambienti chiusi, l'ho fatto l'esempio prima del refluo, sì, della conceria, e sia, sì, in ambiente aperto. Va da sé che in ambiente aperto c'è maggiore ossigenazione, quindi a livello aerobico lavorano meglio, diciamo così, però nulla vieta che la tecnologia possa essere inserita anche in ambienti chiusi, tant'è vero che la tendenza ora è quella di coprire un po' i depuratori e quindi lavorare con determinati macchinari per insufflare ossigeno a sufficienza nelle varie vasche per accelerare un po' il ciclo depurativo. Cioè, sono delle tecniche, sono dei metodi che vengono utilizzati, però la fortuna di questa tecnologia è che è una tecnologia di semplice applicazione con enormi vantaggi e con costi assolutamente... Questa è una vostra... rispetto ai benefici. È una vostra, diciamo, ricerca che è stata fatta, è stata fatta dal vostro... Grazie al vostro lavoro, insomma. Sì, diciamo che l'azienda ha messo insieme, ha sviluppato, dopo varie ricerche e applicazioni in vari ambiti, la tecnologia è stata fatta testare dal Politecnico di Milano, che ne ha certificato innanzitutto l'assoluta autenticità dal punto di vista naturale, quindi parliamo di tecnologia naturale al 100%. E poi la certificazione anche da parte del Ministero, se non vado errato, dello sviluppo. Quindi diciamo che se dovesse esserci la possibilità di approvare questo progetto, questa vostra scoperta, diciamo, questo prodotto, potrebbe secondo lei essere necessario un minor numero di depuratori, perché quelli esistenti magari funzionerebbero con maggiore efficienza? Diciamo che tutti gli abitanti dovrebbero essere collegati a un sistema fognario, no? Poi, sì, a seconda degli impianti, questi impianti possono tranquillamente lavorare con questa tecnologia. Si tratta chiaramente di non continuare la sperimentazione, ma continuare a trattarli e inserirli
pian piano nei vari depuratori e verificare poi chiaramente con tutte le analisi di rito che vengono fatte su questi impianti quelli che rispondono meglio, quelli che rispondono meno, anche perché come lei ben sa o può immaginare, nei depuratori non sempre arrivano solo reflui di origine civile, cioè reflui civili, certo, ma arrivano, certo, anche scarichi di industriali di altro tipo. Durante il periodo della raccolta delle olive, della lavorazione delle olive, ci sono le cosiddette acque di vegetazione che sono molto impattanti, molto inquinanti, qualora venissero versati direttamente nel terreno, pratica assolutamente vietata e da reato, nella maggior parte dei casi li inseriscono direttamente in fogna. Quindi queste acque, questo carico organico così pesante, importante, in questi periodi per esempio arrivano possono arrivare ai depuratori e quindi mandarlo in tilt. Certo. Però ecco, con questa tecnologia, visto che i microrganismi hanno bisogno di sostanze organiche da neutralizzare, attraverso cui nutrirsi, che ben vengano, cioè è il loro cibo, anzi, certo, e lì si hanno i risultati maggiori, è più interessante. Ecco, mi faccia chiedere un po' se il nostro ottimo amico Alfredo è in linea e può comunicare con noi, non so se la regia ci può dare conferma. Alfredo, ci sei? Rosario? Alfredo dovrebbe esserci, ma purtroppo ha una pessima linea stasera e fa pessima fatica. Linea. Bene, allora continuiamo con questa chiacchierata col nostro amico avvocato Grattagliano, e qui insomma l'argomento è molto bello, è molto interessante, quindi sì, insomma abbiamo molte domande da porgli, ma anche molte risposte che dobbiamo cercare di avere. Intanto, certo, intanto questo metodo che speriamo i comuni adottino il più presto, è una speranza che credo debba essere riposta, perché da quello che si evince, per quello che ha detto fino ad ora, credo che questo prodotto e questo metodo non debba richiedere anche molta le amministrazioni locali dovrebbero avere anche interesse a impossessarsi di questa di questi prodotti, no avvocato? Qualche comune ha già iniziato a lavorare soprattutto attraverso le società che gestiscono il servizio di nettezza urbana, no? Loro hanno chiaramente i mezzi per poter lavorare sul territorio. E io facevo questa riflessione: sarebbe bello poter dare la possibilità, per esempio, al comune di Taranto, soprattutto in quel quartiere compromesso quale il Tamburi, che si trova nelle, certo, immediate vicinanze dell'impianto dell'Ilva, di poter spruzzare nell'aria, quindi nebulizzare questo prodotto, questa tecnologia ogni sera, e lavando anche le strade, perché lì si posano le varie polveri provenienti dallo stabilimento dell'Ilva, per capire se quell'aria che il giorno dopo è più respirabile, quantomeno renderla più innocua nei confronti della popolazione, dei cittadini che occupano quella zona di Taranto. Certo. Non le nascondo che è nel mio intento quello di segnalarlo agli organi competenti del comune e fare anche lì una sperimentazione, perché la cosa bella di questa tecnologia, e questo lo dice il professor Riga, cioè, io non voglio che i privati possano arricchirsi attraverso questa tecnologia, ma deve essere finalizzata a rendere l'ambiente più salubre per tutti quanti, ecco perché, certo, loro prediligono progetti governativi con enti, con grosse strutture, proprio per avere poi una maggiore efficacia, una maggiore ricaduta, una migliore ricaduta sul territorio sotto ogni punto di vista.
Ecco, ma secondo lei, avvocato, questo prodotto che dovrebbe, diciamo, contribuire a depurare un po' non solo l'ambiente esterno, ma anche l'ambiente interno, faccio riferimento a tutto il materiale che è stato versato nel sottosuolo e che già c'è lì assieme a quello radioattivo, prevalentemente radioattivo. Potrebbe essere, secondo lei, utile anche in questi casi versarlo direttamente nel sottosuolo e cercare di ottenere dei vantaggi prima ancora di rimuoverlo, se possibile? Allora, le do una notizia in anteprima. L'assessore regionale, il dottor Sant'Orsola, che sì, abbiamo trovato molto sensibile al tema, vorrebbe istituire un piccolo tavolo tecnico con il CNR di Bari e fare una sperimentazione in sito. Una delle zone più inquinate che abbiamo in Puglia, per esempio, quella di Brindisi, sì, e verificare in una parte del terreno il più compromesso che sta, comunque una delle porzioni di terreno più inquinate, la possibilità di verificare l'efficacia della tecnologia. Noi abbiamo contezza di studi internazionali fatti dai giapponesi in vari ambiti, e tra questi chiaramente questo, prendetelo per beneficio di inventario, è giusto una notizia appresa del relato, sono stati trattati anche i terreni di Chernobyl per controllare, certo, la radioattività. Però ecco, qui entriamo in un campo minato. Rimaniamo un po' più terra terra. La sua domanda è molto interessante, perché giustamente nel sottosuolo ci arriva di tutto e di più. Le faccio un esempio. Quando anche nel mare, quando piove, sappiamo che ultimamente stiamo avendo il fenomeno delle cosiddette piogge acide. Sì. Quando le piogge vengono a contatto col terreno, nelle strade, le nostre strade sono piene di microinquinanti, sono pieni di metalli pesanti, di tutti i tipi. Tutte queste sostanze, diciamo così, abbastanza impattanti, vanno poi a finire insieme all'acqua nel mare, nel sottosuolo, certo, e non vengono trattate, non vengono depurate. Va da sé che qualora ci fosse un sistema che permettesse un trattamento quantomeno di prima pioggia, cosiddetta di prima pioggia, l'effetto impattante sul corpo ricevente, che può essere un fiume, può essere un lago, può essere il mare, la costa sarebbe meno problematico. Quindi... ma infatti questo lavoro, di cui naturalmente ci asteniamo dal chiedere, naturalmente sarebbe interessante sapere i risultati, soprattutto quando lei ha fatto riferimento al lavoro fatto su Chernobyl, perché noi credo di poter dire che siano aumentate di molto le patologie del tessuto endocrino, parlo di patologie tiroidee soprattutto in rapporto all'assorbimento del sistema ghiandolare di queste sostanze che bene o male stiamo ancora assorbendo. Pagando. Quindi sarebbe interessante. Sì. Credo di poter dire, in quanto medico, per quel poco che non abbiamo quindi uno studio statistico, naturalmente nel piccolo possiamo, credo di poter affermare che ci sia stato un aumento notevole di queste patologie. Bene, e quindi ritornando a quello che lei diceva, è interessantissimo, sarebbe quello di rendere l'aria meno inquinata e quindi più meno dannosa, più respirabile, ma anche meno tossica, e questo credo che si possa sperare che possa avvenire con questo vostro prodotto. Certo, del resto si dice che ogni battito d'ali di farfalla si riflette nella parte opposta del pianeta, no? Quindi certo, tutto torna. Certo. Quindi come ha potuto comprendere lo spettro di applicazione da parte della tecnologia è veramente
infinita, possiamo parlare delle acque, dei terreni, e poi l'utilizzo soprattutto perché la tecnologia nasce, il professor Riga intanto l'ha scoperta, l'ha messa insieme, perché è stato frutto di una scoperta del tutto casuale. Lui era un agrario che normalissimo come tanti altri professori, e si dedicava alla cosiddetta agricoltura convenzionale. Poi, facendo un po' degli esperimenti casualmente, è venuto a scoprire che non buttando i microrganismi, soprattutto quelli patogeni, ma quelli sani, quelli positivi, quelli buoni, facendo poi diverse sperimentazioni, ha capito che mettendo insieme una miscela di questi vari microrganismi otteneva determinati risultati in campo. Come l'ha scoperto? Una volta stavo facendo un esperimento, buttò insieme diversi microrganismi provenienti da diversi ceppi e li buttò nel terreno lì vicino a casa sua, e scoprì che in quella zona l'erba iniziò a crescere molto più verde e vigorosa rispetto ad altri ambiti, e disse: qualche allievo starà facendo qualche ricerca, chiese in giro. Tutti gli risposero che non ne sapevano nulla, e allora si accese la lampadina al professore e iniziò a fare queste sperimentazioni. Parliamo dei primi anni 70. Poi nell'82 fece una conferenza internazionale negli Stati Uniti, e lì iniziò ad avere i primi risultati, il primo successo a livello internazionale. Tutti quanti gli chiedevano come si applicasse questa tecnologia e come inserirla nei propri territori, ecco. E lì poi è partito tutto. Mi viene in mente avvocato Grattalia. Sì, mi viene in mente, infatti, lei raccontando questa storia, avvocato Filippo Grattaliano, mi viene in mente la presenza di 4 kg di batteri che ognuno di noi porta dentro di sé. E magari sì, all'inizio ci siamo chiesti. Ha detto una cosa esatta, certo. Ecco. Cioè, a che cosa servono questi 4 kg di batteri? In realtà i nostri batteri producono sostanze importanti, nobili, le vitamine. Noi non li vediamo, ma sono importantissimi. Senza di quelli non ci sarebbe stata l'evoluzione sulla Terra. L'evoluzione della Terra intanto è stata assicurata grazie a questi minuscoli soldatini, diciamo. Del resto si certo. Dice che in una manciata di terra ci sono più microrganismi che uomini sul nostro pianeta. Quindi, esatto. Ma il dubbio che viene, avvocato, mi perdoni sempre, ma io devo insinuare un po' di così di dubbi anche a lei. Fare l'avvocato del diavolo, ci mancherebbe fare. No, perché i nostri ascoltatori sono molto così attenti, quindi sono un po' anche. Ecco, il dubbio che mi viene è questo: saranno le amministrazioni dei nostri paesi, delle nostre amministrazioni, saranno in grado di comprendere e vincere, chiamiamole così, in maniera lecita, le resistenze per potersi poi approcciare a questa vostra bella iniziativa che dovrebbe poi dare dei risultati ottimi? Cioè, riusciranno le nostre amministrazioni ad essere in grado di fare questo? Allora, guardi, le faccio un esempio concreto. Se io prendessi il posto di un medico curante, un medico generico, no? Tutti quanti abbiamo sì. Il medico di famiglia. Sì. E, medico di medicina generale, sì. Di medicina generale, sì. Stessi sì. Nel suo ambulatorio e ricevessi i suoi clienti giorno per giorno, forse non manderei neanche uno in farmacia a prendere un solo farmaco. Con questo cosa voglio dire? Che nella vita ci sono dei sistemi tali, e questo è un invito che faccio a tutti gli studiosi, indifferentemente che siano essi ricercatori, medici, professori, di aprirsi alla conoscenza, allo studio, perché ogni problema può avere soluzioni diverse e ci possono essere tra queste soluzioni quella più efficace, la più indolore, quella che porta i maggiori benefici con i minori costi. Per cui, se io faccio un esempio concreto,
posso risolvere il mio problema diabetico, faccio per dire, attraverso un'alimentazione sana, attraverso l'ingestione di cibi giusti, attraverso altre metodiche chiaramente naturali, perché non farlo al posto di assumere il farmaco? E questo è quello che avviene, che tuttora in agricoltura si parla tanto di biologico. Sappiamo che ci sono anche tante aziende che di biologico non hanno nulla, anche se sono certificate, perché sappiamo bene come avviene il sistema dei controlli, però diamo per scontato che le aziende che vendono biologico facciano biologico, che non usino in agricoltura fitofarmaci, sostanze chimiche e quant'altro. Ed è una cosa positiva, perché poi quei cibi di cui poi ci nutriamo ci fanno stare meglio. Stando meglio l'uomo non incide sul costo salute, sul costo della sanità, e quindi quelle risorse potrebbero essere utilizzate per altre iniziative, per altri ambiti. Insomma, lei ci sta parlando, la parte sempre corta. Ci sta parlando di eventi autoriparatori, l'essere umano è un esempio, e lei in effetti mi induce a dire, a chiedere e a fare una considerazione, cioè lo stato febbrile di un essere umano ha un significato, però quando noi usiamo gli antipiretici li usiamo perché vogliamo che la temperatura scenda. Ma la domanda che ci poniamo, secondo me è sbagliato, perché ecco, benissimo. Io da medico, il segno è la telefonata che il nostro corpo ci fa, dice guarda che qualcosa stai facendo, qualcosa di sbagliato, oppure ma non solo, ma la domanda è che non solo da medico, ma mi pongo anche come utente, insomma come essere umano, se non la temperatura scende da sola o no, e se aumenta c'ha un significato, deve distruggere a quella temperatura i batteri o i virus che a quella temperatura muoiono. Certo. Quindi un allarme ingiustificato che comunque induce al consumo dei farmaci. E siamo lì, ritorniamo al discorso che faceva lei prima. Se non mettiamo i fitofarmaci sulla superficie della frutta o di altro, la frutta magari non cresce bene, o comunque non è quantità sufficiente per avere dei guadagni, insomma. Potrebbe essere anche questo uno dei percorsi che forse viene compiuto. Allora, ma torniamo per un attimo. Prego, avvocato, prego. No, le lascio la parola. Stavo aggiungendo una considerazione. Io ho fatto diversi convegni con parecchi amici che si occupano della materia, tra questo il professor Pietro Perrino, ricercatore del CNR di Bari, custode dei semi, della terza banca dei semi a livello mondiale. E lui che cosa propugna, favorisce, lui insieme ad altre persone sensibili al tema, il principio della biodiversità. Se io in un terreno ho diversi tipi di colture, per esempio possiamo prendere un ortaggio come esempio, no? I vari ortaggi che abbiamo qui in Puglia, che coltiviamo la carota, nella carota ce ne sono diversi tipi. Se in un ettaro di terreno pianto diversi tipi di carote, ci può essere quel tipo che quell'anno viene attaccato dalla mosca o dall'insetto, e gli altri tre invece sopravvivono alla grande. Se invece faccio la monocultura, è chiaro che quella monocultura, se arriva il batterio killer, faccio per dire, me le ammazza tutte le carote. Certo. E quindi attraverso il principio della biodiversità abbiamo maggiore ricchezza, anche l'alimentazione, quando ci alimentiamo, perché si dice di alimentarsi con diverse sostanze e non prendere e mangiare solo sempre le stesse cose. Del resto c'è stato anni fa, proprio a Masseria Papa Aperte, è venuto un ragazzo di Ferrara che aveva deciso di svoltare nella sua vita, cioè dedicarsi completamente all'attività biologica, all'agricoltura biologica, non sapendo di cosa si trattasse proprio. E iniziò dai semi,
lui iniziò a fare agricoltura e all'inizio non raccoglieva nulla, però insistendo e parlando con amici, con altri colleghi che facevano parte dei cosiddetti i cercatori di semi, insomma, sì, collegati a livello anche europeo, lui andava nelle scuole e invitava i bambini ad andare a recarsi dai nonni a raccogliere tutti i semi che i nonni coltivavano, che avevano in casa, quelli soprattutto che coltivavano la terra. Bene, il suo terreno, i 4 ettari di terreno, ebbero un'esplosione enorme di prodotti che io ho visto solo in diapositiva. Lui ci faceva vedere delle diapositive di prodotti, pensavamo fossero peperoni, invece erano melanzane e viceversa, faccio per dire. E lì, sì, era, lì c'è la ricchezza degli alimenti che possono poi arricchire sia l'alimentazione umana, ma soprattutto il benessere, perché attraverso più cibi, e sappiamo bene quanto i cibi incidono, oggi si parla tanto di cibi quali farmaci, no? Farmaci, sì, naturali per risolvere determinate problematiche, e queste noi le troviamo solo attraverso dei cibi di agricoltura biologica e quanto più varia possibile. Ma questo prodotto di cui lei ci ha parlato benissimo fino ad ora, secondo lei potrebbe consentire diciamo un più intenso sfruttamento del terreno? Cioè, voglio dire, il terreno può nello stesso anno la tecnologia, come dicevo prima, è stata inventata, diciamo studiata soprattutto per l'applicazione in agricoltura, ed è stato dimostrato pacificamente che attraverso l'utilizzo di questa tecnologia degli EM si è avuto un aumento della produzione agricola del 30-40%, e con prodotti assolutamente eccezionali dal punto di vista nutrizionale e della qualità, del sapore stesso. Tra l'altro, quindi, posso parlare così a ragion veduta, perché l'ho fatto in prima persona attraverso un amico contadino, e ora la stiamo reimmettendo in diverse masserie. Quindi possiamo fare del biologico. Possiamo tranquillizzare anche coloro che temono di essere un po' così ridimensionati, voglio dire, mi riferisco al numero dei cittadini, della gente che popola questa terra, insomma, possiamo un po' tranquillizzare i 7 miliardi di esseri umani. Ci sarebbe cibo, ci sarà una carenza di cibo, non può essere anche evitata, insomma, potrebbe anche essere evitata. Avvocato, gli ultimi minuti vorrei chiederle, anche perché spero che ci siano altri incontri con lei, visto gli argomenti così interessanti, ma anche perché avremo modo di conoscere poi i risultati delle indagini, dei lavori che state facendo, quindi lei ci deve promettere che sarà il nostro ospite anche in futuro. Ma prima di lasciarla per quest'oggi, io vorrei chiederle qualcosa sulla xylella. Ecco, voi avete delle novità da darci su questo distruzione della zona degli alberi di ulivo, ma non solo delle nostre parti. Leggevo che anche altrove ci sono problemi collegati all'infestazione. Allora, ora fornisco veramente una mia valutazione personale, parlo non da tecnico, tengo a dirlo, però come diciamo appassionato cultore della materia, io mi sono fatto una mia idea personale, e cioè che l'infestazione della xylella, poi bisogna vedere se effettivamente si tratta della mosca sputacchina, come viene chiamata, sia solo quella o non c'è altro. Io ritengo che quelle piante, soprattutto colpite lì nel Salento, siano il frutto di una, diciamo, gestione poco curata rispetto al passato da parte dei contadini,
perché non vorrei che attraverso il sistema delle elargizioni comunitarie, degli incentivi per pianta e non più per prodotto, abbiano reso un po' gli agricoltori lì del Salento un po' più resti a curare le loro piante. Però, pur mettendo da parte questo aspetto, diciamo, che non è neanche secondario, io credo che quelle piante soffrano di mancanza di sostanze organiche, di possibilità di autoguarirsi. Parliamo del sistema immunitario, è un po' come la persona. Se io la pianta l'aiuto, gli do le sostanze giuste, quella pianta si riprende. Un po' come le piante che abbiamo in casa, se le innaffiamo, le curiamo, e oserei dire le accarezziamo, facessimo sentire anche un po' di Mozart, quelle piante si riprendono alla grande. E così sono le piante degli ulivi colpiti dalla xylella. E ecco, le do un'anteprima a questo proposito, attraverso degli amici. Probabilmente nelle prossime settimane avremo la possibilità di trattare una parte di terreno individuato lì nel Salento colpito dal problema, e vedremo a distanza di mesi, rispetto alle piante non trattate, se la tecnologia favorisce o meno la ripresa di queste piante. È una cosa che vedo. Intanto, sperimentare, diciamo, non costa nulla, si tratta di avere fiducia e certo, aspettare i risultati. Certo, questo è un augurio che ci facciamo tutti, anche diciamo nella speranza che le nostre amministrazioni abbiano la consueta sensibilità di sempre, e quindi perché fino adesso abbiamo visto molto l'impegno degli autoctoni, dei proprietari, ma anche degli agricoltori, soprattutto impegnati in prima fila. Diciamo che un aiuto ulteriore farebbe bene a tutti quanti noi. E quindi, in attesa di avere questi risultati, accanto agli altri di cui lei ci ha parlato, agli altri lavori di cui ci ha parlato, noi siamo vicini al congedo e al saluto del nostro graditissimo ospite. Io credo che Alfredo non ci sia ancora con noi, chiedo alla regia di sapere. Sì, ecco. Allora, Alfredo purtroppo c'ha una linea che fa fatica proprio insomma ad entrare. Va bene, allora tocca a me salutare, spero di poterlo fare con la sua maestria, identica maestria, i nostri ascoltatori, soprattutto i suoi ascoltatori della sua bellissima trasmissione, non mi resta che salutare il nostro avvocato Grattagliano, che è stato naturalmente molto sensibile, molto attento, molto preciso nelle sue. Abbiamo imparato qualcosa in più, insomma, oggi. E però strappiamo la promessa di aver instillato un po' di curiosità, quantomeno curiosità verso queste cose, che sono affascinanti. Ricordo ai nostri ascoltatori che domani sera ci sarà alle 18:30 spazio aperto, una trasmissione che si parlerà con la nostra Antonella Intranò. Scusami regia se faccio un po' prendo un po' il tuo posto, si parlerà lo stesso di ambiente, quindi sarà molto interessante domani sera con Antonella Intranò. Ringrazio il nostro gradito ospite nuovamente e spero di riaverlo, il nostro ospite, nelle prossime trasmissioni, l'avvocato Filippo Grattagliano. E se non c'è il Massimo Bonella, il nostro referente delle ultime notizie, regia, io passerei ai saluti. Perfetto. Sì, perfetto, vado avvocato. Sì, ringrazio voi per l'invito rivoltomi, per questa bella chiacchierata, e da parte mia c'è la massima disponibilità ad effettuare qualsiasi altro tipo di incontro, non ci sono problemi, e speriamo di avere ulteriori risultati sulle varie sperimentazioni che andranno
a realizzarsi di qui a qualche settimana, a qualche mese, per poter poi confrontarci e vederli insieme e vedere poi l'aspetto pratico di queste cose, perché non devono rimanere solo a livello di studio, perché la finalità è quella di aumentare il benessere delle persone. Quindi ringrazio anche tutti gli ascoltatori e vi auguro un ottimo lavoro. Bene, grazie. Salutiamo anche Pasquale Siciliano, il manager dell'azienda. E salutiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori. Se non c'è Massimo Bonella, credo che oggi non ci sia per le ultime notizie, un caro saluto a tutti quanti. Alfredo, saluto anche te, anche se non ci puoi ascoltare e non puoi parlare con noi. Un buonanotte, alla prossimo martedì, anzi no, martedì prossimo mi pare che siamo fermi, quindi siamo fermi, riprenderemo, scusami Ugo, riprenderemo il 9 gennaio benissimo. con i due compari, però ricordiamo di nuovo l'appuntamento per domani sera alle 18.30 con Spazio Aperto, con te e con Antonella Entrenò, e alle ore 22 con Osservatorio Antimafia, giusto? Esatto, domani sera alle 22 c'è la trasmissione solita di Osservatorio Antimafia, e quindi con questa ultima notizia saluto tutti quanti e auguro a tutti gli ascoltatori una buona notte. Arrivederci. Bene, allora salutando tutto il condominio di Radio Science, ricordo che questa trasmissione è andata in onda a reti unificate su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio da Modena. In più siamo andati sulla web TV, sia sul canale Facebook che YouTube, e su radioscience.it. La trasmissione su Facebook è stata registrata, quindi chi si trova su Facebook questa trasmissione fra 20 minuti la potrà già rivedere tranquillamente, mentre per YouTube verrà postata domani sul canale YouTube. Con questo è tutto, andiamo con la sigla e un caloroso saluto a tutti quanti. Arrivederci avvocato, arrivederci Ugo, arrivederci Alfredo. Arrivederci. Where'd you be?